Arrivata qualche giorno fa, la nuova voice chat integrata di Rocket League si è dimostrata l'ennesimo elemento per esprimere tossicità. Oppure no. Questo video è sponsorizzato da Diablo, le migliori sedie europee. Le migliori, shh. Le migliori. Ho giocato ad ogni rank, partendo dal platino, però i rank sotto il platino non esistono, quindi. Quella voce chat, e questa è la mia esperienza. E ti devo dire che non è successo quello che mi aspettavo, perché mi aspettavo una situazione del genere. It's not salvation, fuck, curvati, you're dead. What the fuck, sandwich, what is this? E invece ho trovato questo. Hola! Hola! It's okay, it's okay. I'm sorry. No problem. Ma partiamo dall'inizio. Il primo giorno a chat vocale ero in cerca del classico giocatore toxico, presente quello col microfono sotto il ventilatore, con un vocabolario ridotto a fai schifo, what a save, fufu, noob, bad, peeper, pa. Non lo so, forse era solo nostalgia dei russi su Counter-Strike. Curvati. Ma era quello che mi aspettavo con l'arrivo della voice chat su Rocket. E con mia grande sorpresa non ho trovato nessun giocatore maldisposto. E mi sono chiesto, ma sto giocando a Rocket? Ma che succede? Ma dov'è? Mi sento solo senza il tossichello giornaliero. Dov'è il tossicismo a cui sono tanto abituato? L'unico aspetto negativo della prima giornata è stato solo il fatto che molte persone non usavano la chat vocale. Probabilmente avevano paura, come me, del tossicismo. Quindi molti l'avevano disattivata. Anche perché è attiva di default. Quindi averla disattivata. Molti, soprattutto a GC alto, l'avevano disattivata. Dal terzo giorno in poi, invece, ho notato molte più persone nella chat vocale attiva. Soprattutto a PC. Non so se è stato un caso, non so se è la mia esperienza. Però ho visto che molti giocatori da console non l'avevano. Però il punto fondamentale rimaneva quello: dov'è il mio caro piccolo toxic? Dov'è? In tutti questi giorni non riuscivo a trovare una persona avevo delle aspettative. Certo, ogni tanto capitava in qualche partita persa, c'era nervosismo da parte del compagno, ma era il classico sfogo. What the fuck is this game? No, what the fuck? Ma vedi, usa le classiche frasi di circostanza. Niente di particolare, o almeno contro di me. Cioè, neanche i francesi con cui ho giocato erano tossici. Neanche i francesi. Hola. Yeah, you? No, I'm French. Se neanche il francese è tossico, non so che sta succedendo. Close one. Oh, sorry. Nice. Pensa però che la voce è bello maturo, cioè un bell'uomo. Sono infatuato da questo francese. He's dead. It's so funny if you can. And the difficult. I can go again. Nice. LOL. Yeah, I take the back boost. I wait backboard. Ah, ma danno anche tutte le info giuste. Ma che sta succedendo a sto gioco? Dove sono i tossici? Of yours. Got it. Ma è tutte le chiamate giuste. Va, non va. Boost. Non sprocca la comunicazione. Questo è pro. Ah. Got it. Guarda qua. Concentratissimo. Ah. Oh, I missed. No problem. This guy faked me when he missed. Sorry, man. No problem. GG. Spanish? No, Italian. Are you Spanish? No, I'm French. Oh, my English is not. It's not a problem. Yeah. Open. Nice shot. Great pass. He's up. On me. Okay, hey. Oh. Nice one. Oh, close. C'è di nuovo lui. Nice one. Nice one. My bad. You can go. I can. You can go if you want. Oh, tutti stra gentili. Pronta. E chi gioca a Rocket lo sa come sono i francesi, e gli spagnoli, e gli italiani, e i tedeschi, e tutti i giocatori di Rocket. Scherzi a parte, ho notato che loro, ovvero i francesi, insieme agli inglesi, sono quelli più propensi a essere in chat vocale. Potrebbe essere dato al fatto che un sacco di giocatori sono francesi, oppure che loro, insieme agli inglesi, si vanno meno problemi a usare la chat vocale, quindi a usare un'altra lingua, perché ovviamente gli inglesi non hanno nessun problema a usare la chat vocale in inglese, a parte forse la timidezza, perché è la loro lingua. Devi considerare anche la barriera
linguaggio. Molti probabilmente non usano chat vocale perché o non sanno l'inglese o hanno paura ad esporsi se non sentono sicuri nell'usare, sai, una lingua non loro per l'accento classico che non c'è nella lingua, ma che lo riconosco. C'è sempre il cretino, tu parli in inglese e poi c'è sempre il cretino, ehi, che bell'accento, ma che vuoi, ma cosa vuoi, l'accento è importante, studia psicologia, vai a vedere perché è importante nell'accento. It's okay to have the accent. E aggiungi a questi due fattori la timidezza o, che ne so, l'assenza di un microfono, e naturalmente la media dei giocatori che usano la chat vocale si abbassa, specialmente in un gioco come Rocket League, dove la comunicazione sì è importante ma non è essenziale come in altri giochi, che ne so, Counter Strike, Rainbow Six. E anche in quei giochi conta che si tende a usare di meno chat vocale, sempre per il tossicismo. E ora arriva anche un punto abbastanza divertente, ovvero quelli che non sanno dell'esistenza della chat vocale o se ne sono scordati. Quindi si fanno infatti loro in partita, rispondono al cellulare, commentano qualcosa, e tu stai giocando con queste persone che parlano con lo so al telefono, la ragazza, con gli amici, e sono ovviamente le partite in cui riso di più. Ho beccato spagnoli e commentavano l'Eurovision di sabato. Non so che lingue sono queste qua che sentirei tra poco, ma penso che sia qualche, non lo so, qualche piano segreto di qualche nazione, non ti so dire. Non so, mi bloccheranno il canale perché si sentono cose strane. Io ci provo. Toh, senti che, senti qua. Oğlum sen ne benim telefon normal şimdi? Herdir lan bana kodum olmuş bu çocuğu falan. Seni sikerim seninle. Olur diye böyle gönlümü alıyor ya. Öyle bir orospu evlendik. Ha o kadar. Başka bir şey yok. Interfaz, ok. Hoy es la final, ok. También Eurovisión. Pero lo veo, a ver, ¿sabes? Se está representando una cubana. ¿Me cago? Sí, sí. Soy de todos los años. ¿Tienes un tema? ¿Son todos? ¿Lo tienes? Ouais, vale, 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 sì. Tornando invece al discorso di prima, ti faccio vedere come si comportano gli inglesi, dato che tutti quelli con cui ho giocato, e dico tutti, ovviamente è un'esperienza di una settimana, però in questa settimana tutti gli inglesi con cui ho giocato erano a loro agio e commentavano la partita, lasciando anche delle classiche info dal compagno, tipo vado io, non c'ho boost, e questo penso vada a confermare un po' l'ipotesi di prima riguardo la barriera del linguaggio, perché gli inglesi piglia e parlano, invece chi non è sicuro della lingua ovviamente fa più difficoltà e quindi magari è intimorito nell'usarla. Nice dude, wow, nice, a mid. I tried to kill. Oh, nice. Stay in gold. Okay. Can I open? Nice shot, bro. Alright, come on, come on, come on. I can hit it to you. I'm up to you. Fake. I got his boost. Nice. He got a very, very bad touch. So that's GG's. Nice. Infatti, ho beccato anche un inglese pazzo, probabilmente. Ti faccio vedere le clip grande questo. Oh, fucking boom. Nice. Oh, double. Let's get this back. Oh, oh, that's no good. Got no boost. Oh, my fault. I got no boost. Prince Frizzy is the best on earth. Yeah, man. Get another go. Wait, get fucked. I'm right. I'm right. I got it. We're the best player in the world. I'm on the back row. Suck my big juicy. But that's no good. He's like freestyling and shit. Ugh. I've got it. I've got it. Look, so much time. Yes. Yes. Oh, you're the fucking greatest. Oh. Oh. Oh, get fucked, wee man. Faking. Oh, I've got a score. I've got a score. E questo riassume la mia esperienza su Rocket League riguardo la chat vocale. Vedi che sono curioso di sapere la tua esperienza, quindi fammi sapere tramite il solito commento qua sotto cosa ti è successo, se pure tu ti aspettavi qualcosa di negativo, in realtà era positivo, se invece tu becchi solo tossici, se invece ne hai beccati tanti, se ne hai beccati pochi, se non la usi completamente o se ti senti intimorito. Quindi o cosa ne pensi tu della chat vocale o della tua esperienza, cioè, fammi sapere, sono curioso perché la chat vocale su Rocket League è qualcosa di interessante, io sono abbastanza curioso riguardo sia la tua esperienza sia ciò che ne pensi. Fammi sapere e... Tranquilla che ora siamo da soli. Ringrazio Diablo per aver sponsorizzato questo video. Compro la sedia con la figata. GG. Ma sorry, man. This time I've got the blues.